Buonasera, sono io a ringraziare naturalmente il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per l'accoglienza. Tutti voi che siete venuti, tra l'altro ho incontrato diversi vecchi amici, a parte Flavio che era previsto, ma tante facce che non vedevo da molto tempo. E, io sono un po' in imbarazzo questa sera perché quando Flavio mi ha chiesto di partecipare a questo ciclo di conferenze, io non avevo un argomento legato a questo territorio, però ho scelto tra le cose che sto studiando una piccola storia che si lega anche a questo territorio, perché tutto il nostro paese è pieno sicuramente di cose bellissime, ma anche di cose normali che tutte insieme dimostrano che qualsiasi territorio è stato un protagonista della storia, ed è questo essere protagonisti della storia che rende i luoghi importanti, ed è proprio perché sono protagonisti della storia i luoghi vanno protetti e tutelati. Le cose che vi sto per raccontare sono frutto di un lavoro di gruppo, un gruppo di giovani straordinari dell'Università di Roma, in particolare quei due nomi che vedete dopo il mio. Ce ne volevano molti di più, ma insomma i principali, quelli che poi mi hanno aiutato anche in questi ultimi giorni nel confezionare le immagini che andremo a vedere, sono Mattia Ippoliti, che non è potuto venire qui stasera, e Nicolò Squartini, che invece è venuto, e se non ci fossero stati loro, la storia che vi sto per raccontare non ci sarebbe stata. Questa storia scaturisce da una serie di monumenti che noi non capivamo. La Regione Lazio e Sapienza hanno avviato un progetto di conoscenza sistematica dei beni culturali nel territorio regionale. Il progetto prevede la classificazione di tutto quello che è stato rinvenuto nell'intera regione. Abbiamo cominciato una prima fase come il vostro parco archeologico, c'è un lotto A che è appena concluso, dal Tevere al confine sud, ripartiremo dal Tevere al confine nord. Già in questo mezzo Lazio ci sono dei monumenti tanto impressionanti dal punto di vista, guardate, vicino al mare, ruderi molto alti, quella in alta è Anzio, forse l'avete riconosciuta, quella in basso è un edificio romano che sta sulla punta di Ventotene, proprio sulla punta dell'isola. E sono ruderi appunto tanto famosi quanto poco noti. Che cosa sono, di quando sono, a cosa servivano? Sono chiamate genericamente ville, perché sono degli edifici posti in punti panoramici, oltretutto edifici molto grandi, edifici lussuosissimi, quindi evidentemente luoghi di abitazione di persone di un certo livello. E una gran parte dell'Italia romana è piena di edifici di questo genere. Lì siamo sul Garda, quella in alto, e quella in basso siamo a Sorrento. Luoghi meravigliosi, edifici molto estesi, molto ricchi e anche frutto di una perizia architettonica di un certo tipo, perché bisognava costruire sulle scogliere, insomma in posti arditi da un certo punto di vista. Quando abbiamo cominciato a studiare il Lazio ci siamo accorti che questi luoghi non sono pochi. Vedete tutti quei pallini gialli? Sono tutti edifici dello stesso tipo, alcuni erano noti, alcuni erano interamente sconosciuti, alcuni erano noti così così. Si sapeva che c'era un edificio grande, ma in realtà non si sapeva bene quale fosse la sua storia. E questa non è che la punta dell'iceberg, perché questi pallini gialli sono gli edifici di questo tipo che si possono studiare, diciamo, di cui si riconosce la pianta, di cui si può ricostruire una storia, perché in realtà guardate soltanto nel quadratino verde quanti ce ne sono di più. Quindi è un elemento di informazione molto importante. Immaginate di aver scoperto un libro pieno di informazioni che non avete ancora letto. E allora nel ricostruire la storia di un territorio, questo libro si deve leggere. Se poi dal Lazio del Sud ci spostiamo al Lazio del Nord, la famiglia si accresce, vedete tutti quei pallini rossi lungo la costa dell'Etruria, riconoscete il Tevere, la parte azzurra dell'immagine è la zona dell'Etruria, sapete che il Lazio di oggi
raccoglie diverse realtà antiche, il Lazio vero e proprio, che era diviso in due, quello grigio e quello chiaro, il Lazio antico lo chiamavano loro, e quello grigio chiaro, il Lazio aggiunto, il Lazio che poi si aggiunge dopo che Roma lo conquista, la Sabina in giallo verso l'interno, verso l'Appennino, e poi l'Etruria, al di là del Tevere, che aveva vissuto di vita propria da sempre. In un certo momento della sua storia, questa vasta regione, incluso il territorio in cui siamo oggi, è coinvolta in un fenomeno che non conosciamo ancora, ma di cui ci rimangono degli attori, che sono questi straordinari monumenti. Se conosciamo i monumenti, conosciamo il fenomeno, e se conosciamo il fenomeno, possiamo raccontare la storia. Sono edifici molto lussuosi, sono edifici quindi connessi all'elite della società antica, e tendenzialmente si datano tutti, diciamo, tra il secondo secolo avanti Cristo inizialmente ed il primo secolo avanti Cristo, primo dopo Cristo. Quindi sono tanti, sono grandi, costavano molto, però durano poco. Cioè, in qualche modo, sembra che tutto questo sfarzo rappresenti una fase molto breve della vita di questi luoghi. Il che rende ancora più interessanti questi documenti, perché qualsiasi storia ha una premessa e poi ha delle conseguenze. Quindi, se noi capiamo il processo che ha preceduto l'apparire di questi grandi monumenti e che cosa è successo dopo questi grandi monumenti sono apparsi, capiamo di più. E insomma, ponendoci queste domande, abbiamo ricostruito una storia che secondo noi è affascinante, ed è la storia di come le élite del mondo antico hanno gestito il loro rapporto con le abitazioni fuori dai centri principali. Gli antichi si sono posti subito il problema di vivere fuori dagli abitati principali. Questa è una pianta della zona intorno a Roma nell'VIII secolo a.C., ma se fosse stata del IX sarebbe stata più o meno la stessa cosa. Ci sono dei grandi centri abitati di 200 ettari con centinaia di persone che ci vivono dentro. Sono società già stratificate al loro interno, ci sono persone che detengono i mezzi di produzione, la ricchezza, e soprattutto che si ritengono diversi dagli altri per nascita, cioè una vera e propria nobiltà, c'è un'aristocrazia, per quanto molto antica, e ci sono persone che non sono diverse per nascita, ma purtroppo per loro in senso negativo. I livelli superiori di questi gruppi umani gestiscono anche la possibilità di coltivare le terre abitando fuori dal centro principale. Vedete, Roma è circondata, a parte quella riga nera che è il limite del territorio di Roma più antica, secondo quanto ci raccontano loro stessi. Ma vedete che lungo il bordo nero, lì in alto c'è un insediamento rosso che si chiama Antenne, che poi sarebbe Villa Ada a Roma. Sulla destra c'è un altro puntino rosso che si chiama Cenina, che poi sarebbe la Rustica sulla Tiburtina, tra Tiburtina e Collatina. E ce n'è un'altra, vedete lì in basso, in quel triangolo verde, che si chiama Acqua Cetosa Laurentina, non c'è niente di importante oggi, ma era un insediamento archeologico, perché le persone che gestivano queste comunità tanto antiche avevano il loro potere all'interno dell'abitato, ma anche all'esterno dell'abitato. Solo che non avevano ancora imparato ad abitare in edifici singoli, e quindi per controllare il territorio esterno agli abitati creavano dei piccoli centri che erano di fatto la stessa cosa in cui abitavano tutti gli altri, solamente in scala minore. E notate che questi piccoli centri stanno tutti lungo i margini dei territori dei centri maggiori. Vedete, Roma ce n'è intorno tre, quella macchia gialla lungo il Tevere, Ficana, c'è quello lì grande con i pallini rossi, quella è la collina dell'Eur, è una collina che stava più o meno dove c'è la chiesa di San Giovanni di San Pietro e Paolo oggi. E vedete lì sulla riga in basso si vede un'altra piazza rossa, quello è un altro villaggio che faceva da confine tra questo centro Ficana e Lavinium. Quindi questi aristocratici, oltre a controllare i propri possedimenti agrari, di fatto costituivano le frontiere che poi nei rapporti tra un centro e l'altro erano importanti. E questo centro lo conosciamo abbastanza bene, l'area rossa è la zona dell'abitato. Perché diciamo che sono sedi di aristocratici? Perché diciamo che sono sedi di persone di rilievo? Perché vicino agli abitati ci sono le necropoli, che sono quei cerchi che vedete lì, che sono dei grandi tumuli, non come quelli vicino Cerveteri, ma il tipo di tomba è lo
lo stesso, e sono tombe ricchissime. Queste sono due tra le tombe più famose di quel centro, si datano nella fine del VII secolo avanti Cristo, vedete sono addirittura già delle tombe costruite, quella con dei pilastri al centro, dei corredi molto ricchi. Insomma, l'aristocrazia appena nasce gestisce già in maniera perfetta il territorio, sia dal punto di vista della produzione agraria, sia dal punto di vista della strutturazione dei confini tra un centro e l'altro. Domina dentro e fuori gli abitanti. E l'idea di abitare in centri più piccoli, intorno a centri grandi, dura per tanti secoli, dal IX secolo avanti Cristo fino almeno al VI secolo avanti Cristo. In questo caso l'Etruria è più sviluppata rispetto al Lazio. Questo è un famosissimo insediamento, Acqua Rossa si chiama, sta lì dove c'è il pallino rosso, dove degli aristocratici si creano un piccolo feudo ed abitano in palazzi, quella che vedete ad Elle, quello è un cortile con delle stanze, vedete, con delle colonne sul fronte, e attraverso questi abitati possiamo capire come abitavano gli aristocratici fuori dalle città. Però a un certo punto succede qualcosa che cambia il corso degli eventi e che in qualche modo ha condizionato nella nostra piccola storia il sorgere di quegli edifici di cui abbiamo visto qualche rudere prima, ma che avrà un'influenza importantissima soprattutto nel rapporto tra Roma da un lato e gli Etruschi dall'altro, e si potrebbe dire nei confronti di tutti gli altri popoli che Roma poi va a conquistare. Siamo oltre Piazzale Flaminio, nord di Roma, per la costruzione dell'auditorium ideato da Piano. Gli scavi archeologici hanno identificato un edificio fuori Roma, quindi un edificio rurale, che ha una storia lunghissima. In quel luogo sorge una fattoria, quella piccola in alto a sinistra, intorno al 550-530 a.C., cioè mentre l'aristocratico ad Acqua Rossa abitava in quel palazzo, un contadino romano abitava in una casetta in campagna. Questa casetta dura una generazione, viene distrutta e qualcun altro crea su questa fattoria un enorme palazzo. Diviso in due quartieri, vedete quello in alto e quello in basso. Il quartiere in alto, vedete, ricorda un po' il palazzetto di Acqua Rossa, cioè quelle stanze fatte ad elle, però questa non è un edificio residenziale e basta. C'è un torchio per le olive. E al di fuori dell'edificio che contiene il torco per l'oliva, vedete quei numeri 11-12? Quello, pensate, quello è un quartiere schiavile, cioè mentre gli aristocratici in Etruria controllavano le campagne, di fatto continuando un uso che era là incominciato nell'età del ferro, abitando in piccoli villaggi, i patrizi romani, primo, capiscono che si può abitare in campagna in edifici singoli. A noi sembra tutto scontato oggi, ma prima di questo edificio qui, le campagne non avevano case isolate. E gli aristocratici romani se le inventano. Sono luoghi per produrre, sono luoghi dove per produrre devi ospitare schiavi. Nasce un sistema interamente nuovo. Questa invenzione di abitare in campagna in un modo diverso fa sì che Roma inneschi un processo produttivo più intenso rispetto agli altri. La produzione più intensa porta maggiori guadagni portano maggiore benessere porta potenzialità demografica. Insomma, Roma è più ricca, è più numerosa, è più forte degli altri. E così l'economia romana comincia a sostenere quella che diventerà in pochissimi secoli la potenza di Roma. Questi edifici nuovi, nati nel V secolo a.C. nelle campagne intorno a Roma, in latino si chiamano ville, e non significa villa, significa un edificio produttivo dove il padrone può andare, ma dove la manodopera è di fatto schiavile. E per un lungo periodo questi padroni che andavano ad abitare in campagna erano famosi perché avevano delle case piuttosto spartane. In questo brano vedete, questo è Seneca. Seneca muore sotto Nerone, si uccide sotto Nerone, va in campagna e vede niente di meno che la casa del famoso Scipione l'Africano, quello che aveva vinto le guerre puniche.
rimane stupito di quanto fosse semplice questa casa. Dopo nemmeno 100 anni, l'autore, anche lui vive nell'epoca imperiale, è un greco questa volta, Plutarco, scrive nel secondo secolo d.C., ci racconta lui la vita del grande Gaio Mario, altro grandissimo condottiero romano, nato ad Arpino, non era un nobile, diventa 7 volte console, insomma, un romano vero. E lì è scattato qualcos'altro. Come la villa di Scipione l'Africano era il manifesto di quanto fosse semplice colui che aveva salvato l'Italia da Annibale, eccetera, 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 la villa di Gaio Mario, che aveva passato la vita guerreggiando, aveva rimandato i Germani indietro dalla Pianura Padana, era, non so se riuscite a leggere fino in fondo, arredi lussuosi ed effeminati, anche troppo per un uomo che aveva passato la vita, diciamo, nel mestiere delle armi. È scattato qualcosa negli aristocratici romani che poco tempo prima hanno inventato questo nuovo modo di vivere in campagna e adesso lo trasformano in un qualcosa di estremamente lussuoso. E se ha ragione quest'autore greco, di fastidiosamente lussuoso, un qualcosa che non va bene se lo confrontiamo con i costumi romani. Questo è il momento, poco dopo, in cui Roma deve affrontare una guerra tanto breve quanto insidiosa. Le popolazioni dell'Italia antica, che hanno aiutato Roma a sconfiggere tutti gli altri, perché senza gli italici Roma non avrebbe avuto un esercito, le grandi guerre sono finite, ormai anche tutti i regni dell'Oriente stanno crollando, il Mediterraneo è un mare nostro, e allora dicono: sentite, abbiamo fatto la guerra per 3 secoli con voi, dateci la terra. I senatori romani non vogliono dargliela, tutti gli italici si alleano per fare una guerra che si chiama guerra sociale, non perché avesse istanze sociali, ma perché in latino socium vuol dire alleato, quindi sono gli alleati che fanno guerra a Roma, come se tutti i paesi della NATO si rivoltassero contro gli Stati Uniti in questo momento, una cosa del genere. E fu una guerra sanguinosa, e fu una guerra sanguinosa. Guardate che gli italici, vedete, si mettono a battere monete con la scritta Italia. Lo Stato romano non si chiamava Italia, negli italici sì, e i messaggi sono piuttosto chiari. Guardate la moneta in alto a sinistra, quello è il toro dei Sanniti che violenta la lupa di Roma, non c'era molto da scherzare. Però in 2 anni Roma chiude la partita, le vicende militari sono quelle che sono, però in fretta e furia sia i magistrati patrizi, i consoli, sia quelli plebei, che in qualche modo rappresentavano la plebe, emettono una serie di leggi che concedono la cittadinanza ai romani, ai non romani, scusate, agli italici, scusate. Questa è una vittoria breve, perché poi gli italici si placano, i romani cominciano a discutere per come inserirli, perché inserire tanta popolazione nuova nell'organizzazione romana sbilanciava gli equilibri politici interni. E di fatto con questa guerra, paradossalmente, si apre la stagione delle guerre civili che distruggerà la Repubblica Romana. In questo momento di totale caos, con l'Italia che è diventata di fatto, se avesse voluto, la padrona di Roma, e in cui cominciano le lotte più accese tra i cittadini romani, il territorio si riempie di tutti quei puntini gialli che abbiamo visto prima. Guardiamone alcuni esempi. Mentre Roma resta il centro di una lotta politica tanto sanguinosa quanto suicida, tanto legata a delle regole ferree, guardate che i senatori romani avevano una norma etica fortissima. Chi dirigeva Roma fino a un certo punto non poteva permettersi di dimostrarsi diverso dagli altri, più privilegiato degli altri, e non voglio aprire facili commenti. Pensate che a un certo punto un senatore ingrassa, gli altri senatori, e ingrassa perché mangia in maniera smodata e lavora poco,
gli tolgono il cavallo pubblico perché aveva ecceduto e quindi non aveva più diritto al privilegio che non spettava ai privilegiati, ma spettava a coloro che servivano lo Stato. Uguale, tale quale. Ebbene, in questo momento tutti i grandi personaggi invece della Repubblica, che a Roma stanno ben attenti a dimostrarsi limitati, a non dimostrare troppo lusso, hanno a questo punto delle campagne sconfinate dove possono fare quello che vogliono. Fuori da Roma c'è più pace, Roma è stata sempre una città affollatissima, però l'Italia ormai è l'Italia romana, quindi con le strade, con gli acquedotti si arriva dappertutto e si hanno, diciamo, le comodità che si avrebbero in città. Non ci sono problemi di limitarsi nello sfoggiare il proprio lusso, soprattutto gli ingegneri e gli architetti romani hanno ormai raggiunto una capacità di gestire i materiali edilizi in maniera molto molto moderna, già per loro, e cominciano ad apparire gli edifici dei pallini gialli. Il problema è che nessuno li aveva mai studiati, sono degli edifici noti. Guardate, vedete quella pianta lì, quella nera? Quello è quello che una qualsiasi persona può conoscere di quell'edificio, che sia uno studente universitario, che sia uno studioso, che sia qualcuno che vuole visitare il territorio, l'unico aiuto che gli danno per capire questi edifici è quello. Questo è un edificio che si data all'epoca di Silla, la testa che vedete lì. Guardate che cos'era invece quell'edificio. Chi di voi ha partecipato agli scavi che ha condotto e condurrà Flavio nel Castrum sa che cos'è una casetta romana. Guardate che palazzo è questo. Due cortili, torre davanti, grandi sale, portici. L'atrio della casa romana, che era il centro della famiglia, è diventato quasi un dettaglio. E questo edificio adesso sta verso Castel Porziano, lungo la Colombo, ma all'epoca stava sul mare. E quindi comincia questa dilatazione degli edifici, che sono un secondo cambiamento di questi aristocratici che prima abitavano fuori, diciamo, fuori dagli insediamenti per controllare il territorio in villaggi, poi cominciano ad abitare fuori dagli insediamenti per controllare il territorio e produrre in ville romane. Adesso non devono controllare il territorio, non devono produrre, o lo possono fare se vogliono, ma intorno a sé creano questi palazzi lussuosissimi. E doveva essere un elemento ricorrente nel paesaggio antico. Vedete queste due figure? Queste sono delle pitture a Pompei di edifici lungo la costa. Guardate quella grande sedra in alto a sinistra e quel porticato con le torri a destra. Poi guardate come si può ricostruire la facciata dell'edificio della villa vicino Roma e vedete che sono praticamente le stesse cose. È un paesaggio nuovo che cambia, ma cambia in questo contesto storico che abbiamo appena descritto, per capire ancora una volta che quanto è stato dirompente l'apparire di questi edifici. È molto utile il confronto con Roma. Questo è il Palatino tra la fine del secondo secolo a.C. e gli inizi del primo, luogo dove secondo gli antichi si vedeva ancora il luogo dove era stata fondata Roma, dove il primo imperatore deciderà di andare a vivere. Questa è una delle case dei signori dell'impero dentro la città e guardate, ecco, è una casa con un cortile e poche stanze intorno. Guardate se le confrontiamo, quella è la casa di città e quella è la casa di campagna. Vi abbiamo messo una, ecco, se volete fare. Tra l'altro c'è la possibilità che questa grande villa e quella casa appartenessero alla stessa persona, perché quella casa lì, quella di Roma, quella del Palatino, è la casa di un grande oratore, si chiamava Ortensio Ortaro, e sappiamo che Ortensio Ortaro aveva una grande villa lungo il litorale laurentino, quindi potrebbe essere, siccome si datano allo stesso momento, non si può dimostrare naturalmente una cosa del genere, però è interessante vedere che cosa si potevano permettere i padroni dell'impero dentro Roma e che cosa invece si poteva permettere fuori Roma. E comincia una serie di residenze che diventano tanto più grandi quanto più la crisi della Repubblica si avvicina. Noi siamo
in quel rettangolo giallo adesso, quella è Santa Marinella, e intanto le cominciamo a trovare nella stessa epoca al di là del Tevere, quindi anche l'Etruria partecipa di queste scelte. E a San Nicola, vicino Palo Laziale, c'è un edificio che ancora una volta è conosciuto in questi termini, la foto aerea, probabilmente un luogo che conoscete benissimo. Qui ci stiamo lavorando ancora, questo è un lavoro che sta facendo Nicolò, e si tratta di, quando ti metti a studiare questi luoghi, scopri che si sa molto di più di quello che invece si pensa di avere in mano. Vedete, in rosso in questa pianta sono i ruderi che si vedono andando nel comprensorio di Palo. Quelle righe verdi sono strutture interrate che gli archeologi hanno trovato con delle indagini fisiche. Mettendo tutto insieme viene addirittura una villa ancora più grande della prima che abbiamo visto. Se poi si continua a studiare, guardate queste architetture piano piano come prendono forma. Tutte le righe azzurre e gialle sono le integrazioni che si possono suggerire per motivi scientifici per avere un'idea dell'originale architettura e quindi poterla raccontare. Ma queste ve le abbiamo inserite solo per farvi vedere anche un esempio di come lavoriamo. Altro esempio, il grande Pompeo Magno. Questi non solo sono personaggi molto potenti, molto nobili, sono personaggi molto ricchi. E ad Albano Laziale, vedete quella macchia verde? Quella è la villa comunale di Albano Laziale. Ci sono dei ruderi dentro, noti come la villa di Pompeo, come se fosse una cosa qualsiasi. Quella che vedete lì è la pianta dei ruderi che si vedono. Guardate che cos'è invece l'edificio. Questo intanto è il contesto della villa. Siamo dopo il lago Albano, dove c'è la villa del Papa oggi, ma quella cresta sarà la zona dove poi gli imperatori romani andranno a porre le loro ville. Il pallino giallo è la villa di Pompeo e questo è il contesto antico. Quando Settimio Severo creerà l'accampamento di una legione, si metterà di fronte alla villa di Pompeo, che è il numero 2. E questi che cosa fanno? Modificano il paesaggio. Qui non siamo lungo il mare. Prima creano una piattaforma con un interno al centro e dei giardini sui lati. Dove c'è la zona interrata, creano quelli che chiameremo i sottoservizi delle nostre case, le cantine. Così il livello si alza ancora e poi sulla parte dei sottoservizi si crea un palazzo con esedre, portici, stanze. Queste erano regge, ma d'altra parte ne aveva fatte Pompeo Magno. La partita con i regni orientali la chiude lui. E se Pompeo si fa la villa vicino al Vano Laziale, gli amici del suo nemico, cioè di Cesare, non sono da meno. Vicino Formia, in un luogo panoramico bellissimo, si chiama il promontorio di Gianola. Quella è l'area, è una bellissima pineta con quei ruderi, fatto ruderi fatti saltare durante la guerra, quindi sono elementi archeologici anche molto rovinati, di difficile lettura, ma se uno si incaponisce, alla fine ne ricostruisce l'aspetto. Intanto, a conferma del fatto che queste ville nascono sempre in momenti di crisi, ce lo dice il contesto. Siamo tra Minturno, a destra, quel fiume azzurro e il Garigliano, e Formia a sinistra. Quei quadratini che vedete sono le distribuzioni che Cesare dà ai propri soldati per ricompensarlo. Pensate che cosa succede, no? C'è un luogo dove i proprietari terrieri vengono cacciati, la terra viene acquisita dallo Stato e data ad altri proprietari. Immaginate se succedesse oggi. E in tutto questo bailamme sul promontorio si crea questa specie di portaerei protesa sul mare. E questa villa poi sarà inserita, vedete in basso, il sistema dei quadrati cambia perché poi Ottaviano e Antonio continuano a combattere, hanno dei legionari che devono ricompensare, nuovo, si scacciano i vecchi proprietari, si ridivide il terreno e si assegna la terra e il monumento rimane ancora lì. Questo monumento può essere attribuito a un amico di Cesare che si chiamava Mamurra. Guardate che cos'è, c'è un asse centrale e poi come due grandi ali, tutte e due affacciate sul mare. La parte più bassa sul mare, quella che sta nel rettangolo rosso, c'ha il porto, c'ha le terme dove potevi farti il bagno nell'acqua di mare, quella stanza a sinistra.
ed erano talmente magniloquenti che pensate, quella parte alta della villa, sapete cos'è? Probabilmente è un orologio ad acqua, che faceva sia da orologio ad acqua all'interno, l'acqua entrava in quella camera sotterranea, faceva muovere degli ingranaggi, gli ingranaggi mandavano giù o su l'omino che poi indicava l'ora del giorno sulla colonna. La parte alta invece fungeva da torre dei venti, sul tetto della torre c'erano segnati i venti e così col girare del vento la bandiera girava. E questo è un po' un insieme dell'architettura. Qui diventa quasi un'ossessione modificare la natura per creare qualcosa di totalmente artificiale. Siamo nel primo secolo a.C., è tanto tempo fa, eppure questi erano capaci, avevano una perizia tecnica, soprattutto avevano la capacità, diciamo, politica, erano talmente sregolati da modificare lo spazio. Più ci mettiamo a rappresentare questi luoghi, più dettagli possiamo mettere, naturalmente. Queste sono tutte viste di questa straordinaria... Guardate che impressione doveva fare, venendo dal mare, queste due grandi ali della villa con la torre dei venti al centro. Vi ho detto che questo processo diventa quasi spasmodico anche vicino Roma, poi anche chi abita più vicino a Roma a un certo punto comincia a creare delle residenze molto grandi. Qui siamo a 100 celle sul pianoro, 100 celle, e sempre in questa fase, intorno alla metà del secolo I avanti Cristo, nascono, però vi chiedo scusa perché qui devo aver fatto un errore io, ecco, nascono queste ville come quella che ci avete a sinistra. A questo punto, come un effetto di cerchi concentrici, questo processo di dilatazione ritorna su Roma e cominciano ad apparire dentro Roma delle case di lusso come prima non si erano mai viste. Vi abbiamo messo la cosiddetta villa alla Farnesina, quella che poi è stata distrutta per fare i muraglioni del Tevere. Questa, adesso devo tornare indietro, si trova in Trastevere, vedete Roma in alto, la zona rossa, il Trastevere, il quadratino in alto rosso dove c'è la lettera A e il luogo dove è quella casa urbana. Queste pitture sono famosissime, forse le avete viste al Museo di Roma, a Palazzo Massimo. Sono edifici di grande lusso. Già questi edifici qui, e poi alla fine naturalmente anche... l'elite di Roma diventano la famiglia dell'imperatore, per cui, e torniamo, questa adesso la capiamo meglio, questa è la villa di Augusto, dove Augusto manda in esilio sua figlia. E naturalmente la documentazione la dobbiamo ristudiare, rileggere, e la possiamo rappresentare in una maniera più chiara. Allora vedete Ventotene con la punta dell'isola dove c'è il monumento. Guardate che cos'era l'approdo, una serie di vasche. A Ventotene non c'è acqua, non ci si poteva portare naturalmente da fuori, quindi tutta la punta dell'isola dove abitava la famiglia dell'imperatore di fatto è piena di luoghi per la conservazione dell'acqua, creando un edificio che è veramente impressionante. Guardate, sembra la prua di una nave, pensate cosa doveva essere arrivare dal mare e vedere questa struttura che ti accoglieva. Poi purtroppo è stato un luogo di esilio, ma architettonicamente rimane assolutamente una meraviglia. E sempre per condividere le nostre esperienze, tutte queste storie si possono raccontare perché gli archeologi, quando cominciano a studiare le cose, che cosa fanno? Le classificano. Che significa classificare? Significa associare le cose uguali e dividere ciò che uguale non è. E mano a mano che le differenze si svolgono nel tempo, si possono ricostruire i processi che differenziano le cose. Facciamo questi schemini, ogni ramo conduce ad un tipo di edificio che è diverso. E così li abbiamo classificati come degli edifici tradizionali, da quelli più semplici a quelli più espansi, e alcuni che assomigliano già ad alcuni palazzi. E poi invece vicino a e poi naturalmente li classifichiamo uno per uno, suddividendoli in gruppi, e poi invece tra queste ville tradizionali e le ville che sembrano palazzi, ci sono anche quelle che sembrano palazzi ma sono panoramiche. E così
diciamo, teniamo sotto controllo la classificazione di queste cose, tutte quante organizzate. In questo momento, in cui lo Stato romano repubblicano non solo si avvia alla fine, ma finisce, perché Ottaviano e Marco Antonio si scontrano, Ottaviano vince la guerra, il Senato non ha più il potere di togliere il potere che quest'uomo aveva intanto nelle sue mani, e quindi nasce di fatto l'impero romano. Ma il primo imperatore spiazza tutti, torna all'equilibrio dei senatori repubblicani, distrugge la Repubblica, ma si presenta come una persona particolarmente moderata. E allora il primo palazzo imperiale sul Palatino, che non è piccino, è il primo edificio di Roma che è grande più di 2 ettari, però di fatto è un grande santuario. Vedete, c'è un grande terrazzo con degli alberi di fronte a un tempio. Questa è una ricostruzione, non è fatta sui resti reali che si vedono al Palatino ancora oggi. E Ottaviano Augusto abitava nella parte sinistra, prende una casa romana standard e la inserisce in un grande santuario monumentale. A fianco del tempio ci mette una seconda casa romana più o meno standard e dice: però questa parte della casa non è mia, è una casa pubblica. E così, con questa scusa che una parte della sua casa è pubblica, quindi la possono usare, si porta lo Stato dentro casa. Ci porta il Senato, ci porta tutti le restanze. Di fatto annulla questa Repubblica. E così la classe dirigente romana che esprimeva queste residenze famose finisce, in parte perché muoiono uccidendosi tra loro, in parte perché non c'è più la Repubblica che gli dà il potere. E l'unica persona che può esprimersi in forme importanti di fatto è una persona sola, e ovvero l'imperatore. Augusto non lo vuole fare. Augusto mantiene, diciamo, diremmo noi oggi, un profilo basso, e quindi la storia poteva anche finire lì. Però Ottaviano muore senza figli, muore con una figlia, e quindi comincia a ideare una successione all'impero con cugini, fratelli. Lui vorrebbe lasciare l'impero non a una persona sola, ma a 2 persone che vanno d'accordo. Non ci riesce, e di fatto dopo di lui comincerà a regnare nemmeno la famiglia della moglie, la famiglia del primo marito della moglie, per cui Tiberio, poi Caligola, Claudio, Nerone, sono tutti membri di un'altra famiglia che è occasionalmente imparentata con Augusto. E sono personaggi piuttosto eccentrici, cominciare da Caligola fino a Nerone, per cui si innesca un'altra volta un processo di costruzione di residenze, e queste sì sono veramente regge. E torniamo a un altro dei ruderi che abbiamo visto prima, ad Anzio. Ad Anzio c'era una casa al mare della famiglia Claudia, dove era nato Caligola prima e Nerone poi. Si potrebbe obiettare che chi nasceva ad Anzio era piuttosto originale nella gestione del potere. Ed era una casa romana come tutte le altre, un atrio con 4 colonne e un giardino sul fondo. Ma Nerone diventa Nerone. Guardate che cos'era la città di Anzio quando nascono Caligola prima e Nerone poi. In grigio scuro vedete la città più antica, la città dei Volsci, nella pianura sud di Roma. Alla fine del IV secolo la colonia romana diventa più estesa, e come tutte le città di mare, la fascia lungo la costa è la fascia dei più privilegiati, che possono comprare la casa in prima fila. Nerone amplia la sua casa al mare e la fa diventare un palazzo. La presenza di Nerone comporta un riassetto di tutta la struttura urbana. Il circo di Anzio diventa la sede di un sacerdozio che andava lì per celebrare i riti per lui. E quindi quello che era un quartiere urbano diventa un quartiere dell'imperatore, e si inverte la tendenza. Queste grandi residenze erano nate per allontanarsi dalle città e poter fare un po' sfoggio di quello che in città non si poteva fare. Gli imperatori, tranne il primo, che di fatto possono tutto, utilizzano l'esperienza acquisita in queste dimore importanti sia per farsi delle dimore nelle campagne o sul mare, sia per modificare lo spazio urbano. E Nerone lo sapeva bene, perché poi questa è la grande villa che Nerone... I ruderi che si vedono oggi ad Anzio, sulla spiaggia, dove c'è l'arco muto, eccetera, eccetera, erano parte di un palazzo del genere.
guardate che tipo di architettura c'era sul mare e che tipi di dislivelli venivano superati da questi edifici. E a proposito di lusso di questi edifici, questo è l'edificio dove è stata trovata la famosa fanciulla d'Anzio. Ci sono rimasti brandelli dell'arredo di lusso di edifici del genere, però sono sufficienti a darci un'idea del tono. Nerone la lezione la impara subito, perché poi nel 64 Roma brucia e lui crea la Domus Aurea. Guardate il padiglione sul Colle Oppio, quello in rosso. Guardate che cos'era. Sembra una villa di Anzio dentro Roma, praticamente. E adesso comincia ad annullarsi la differenza tra casa di città e casa esterna, e soprattutto l'esperienza architettonica sviluppata in queste regge di campagna diventa di fatto la sostanza con la quale si creano i grandi palazzi imperiali. Gli altri imperatori poi vivono naturalmente in queste regge, e questa è la villa di Anzio modificata dall'imperatore Adriano. E adesso veniamo finalmente a noi. A questo punto gli architetti e gli ingegneri romani sanno costruire degli edifici mai visti prima, gli imperatori non hanno limiti sia che stiano in città sia che stiano fuori, e inizia la serie delle grandi regge imperiali, una delle quali, e adesso ci avviciniamo al contesto di oggi, è la famosa, le cosiddette terme taurine, che poi terme non sono per niente. Siamo lungo la costa, vedete l'asse dell'Aurelia, le alture presso la costa, il centro di Acque Tauri, quello sì, tutti quei quadratini sono residenze rurali normali, e le cosiddette terme taurine sono un edificio incredibile che, piuttosto che essere terme, rientrano, hanno delle terme all'interno, ma sono una di queste residenze. Un corpo di fabbrica circondato da due cortili immensi, e se ne può seguire tutta la storia. Vedete qui nel primo secolo avanti Cristo, poi piano piano la villa si ingrandisce nei secoli successivi, si inseriscono le grandi terme, si aggiungono altri corpi di fabbrica. A questo punto è facile, è come un film, basta aggiungere le parti nuove e si scopre la vita di questi edifici. E questa probabilmente è la villa che l'imperatore Traiano aveva. Le fonti letterarie dicono dominava la costa, qui proprio sulla costa non ci siamo, però è uno degli edifici sicuramente più grandi, e comunque come tipo di villa rientra in quelle classificazioni che abbiamo visto prima. Piscine, acqua calda, acqua fredda, e sono storie appassionanti, no? Ogni edificio è un personaggio in sé di una storia molto importante. Allora capiamo la villa di Adriano a Tivoli. Siamo stati abituati a pensare che Villa Adriana fosse una specie di giardino con dei padiglioni dentro. No, è esattamente l'opposto. Sono dei palazzi molto compatti che raccolgono l'esperienza di queste residenze strabilianti, che sono un po' tristi in sé perché sono il segnale della crisi della prima Roma repubblicana. E questa è una villa che la famiglia degli imperatori Antonini crea nel territorio di Segni, vedete? E vedete quella sala a semicerchio? Quella non è un teatro, quella è la sala per la spremitura del vino, che viene allestita come un teatro, decorata come un teatro, perché l'imperatore voleva assistere alla spremitura del vino. È un altro mondo che si inaugura, e noi per fortuna abbiamo questi edifici che ce lo raccontano. Il Palatino diventa il Palazzo Imperiale. Noi diciamo palazzo perché è la parola latina per indicare il Palatino, palatium, e a questo punto però tutto si comincia a richiudere in se stesso. Finché l'Impero Romano, sul suo finire, creerà delle fortezze intorno agli imperatori, questo è il palazzo del terzo secolo d.C. a Spalato, Diocleziano regnerà 20 anni, e poi si chiuderà a Spalato in esilio. È una lunga storia, ma da un lato è la storia di persone che hanno col tempo sviluppato la capacità di gestire il territorio, di vivere nel territorio, per sfruttarlo, però forse con qualche maggiore rispetto rispetto a quello che noi facciamo oggi. Ed è anche la storia di personaggi
che in un momento di crisi politica assoluta hanno avuto le mani libere e ci hanno lasciato questi enormi ruderi che, se non li ricomponiamo in sé e se non li ricomponiamo come sistema, una storia non ce la racconteranno mai. Ma se lo facciamo, si possono raccontare storie come questa.